San Pietrini. Bernardo, alza un po' la... Uno usa la gare del frottage sopra delle superfici che sono collegate all'interno dell'artista. Invece in questa opera Baldo Deodato applica la tecnica del frottage alla città. Possiamo definirlo il primo esempio, ma forse mi sbaglio, ce ne saranno stati degli altri, di frottage urbano. E dove fare il frottage? Dove realizzare questo frottage urbano se non a vicolo, in questo spazio, in Piazza della Moretta, uno dei luoghi più tragici della città di Roma, raggiunto da una bomba nazista o americana, da una bomba comunque, demolito. Questo spazio è uno spazio irrisolto per antonomasia di Roma. Non è che manchino i progetti, ce n'è uno persino legato alle giunte rosse che vedeva la costruzione nell'anello mancante subito dopo il Virgilio del nuovo Museo della Scienza di Roma affidato a Maurizio Sagripanti, un architetto moderno che usava e amava i frottage e le tecniche dell'avanguardia. Baldo Deodato in questo modo rende omaggio al progetto di Sagripanti. Dopo è successo Carne di Porco, interventi in pseudo stile, in tonacucci, rievocazioni del villaggio, come se Roma sia mai stata una zona campagnola. E poi l'idea di realizzare un grande parcheggio, grande come quello del Pincio, inizio degli scavi, si trova il primo sasso, il cantiere si blocca e quando mai riprenderà? Qui fino a poco tempo fa c'è stato il cervello del grande passannante, l'anarchico che per primo tentò di spengere la vita criminale di Umberto I di Savoia. Però lui fece un'azione dimostrativa, un temperino, ferì alla coscia uno dei fratelli Cairoli, quello che sopravvisse e divenne ministro. E c'era il suo cervello tenuto sotto formalina nel Museo Criminale di Via Giulia. La mobilitazione popolare è riuscita a fare in modo che il cervello di Passannante trovi adesso riposo nel cimitero della sua città natale, in Puglia, mi pare. Passannante è soddisfatto. E l'azione di Baldo Deodato, siccome in fondo si può dire che il San Pietrino è come il cervello di Roma, la superficie del cervello di Roma, rende omaggio, oltre che a Maurizio Sagripanti, che usava il frottage, anche al grande Passannante, condannato a morte dagli infami Savoia. Uso l'alluminio invece che la tela. E insomma questo è frottaggio urbano. Vuoi che ti faccio una a Roma? Il primo frottaggio urbano. Signore, ma ha detto che gli piaceva, perché anche il rumore sembravano dei cavalli. Sì. Sì, infatti è una cosa pure sonora, anche uno. Sì. Prego, prego. Mi piaceva, non mi aveva scoperto adesso che prima,
Ma dove state?